che cosa c'è al centro della Terra? Questo se lo domandano tutti gli uomini, i curiosi, i filosofi, fino dalla notte dei tempi. Cosa c'è dentro il nostro pianeta, cioè a 6.371 km di profondità, quello è il raggio della Terra. Non lo possiamo sapere direttamente, nessuno potrà mai arrivare al centro della Terra e non abbiamo indizi nemmeno indiretti di quello che c'è. Che cosa c'è? Un grande magma? Una profondità di fuoco, un buco nero. In realtà, da questo punto di vista, gli artisti forse riescono meglio degli uomini a ipotizzare, a immaginare qualche cosa su cui non abbiamo ancora le coordinate scientifiche. Gli uomini possono arrivare in profondità, ma il pozzo più profondo che fanno è di circa 14 km. Un'inezia, siamo sulla buccia della mela. Poi però riusciamo a cogliere attraverso le rocce dei vulcani che pescano più in profondità qualche testimonianza di quella profondità. Ma i vulcani non arrivano al centro della Terra. Al massimo i vulcani arrivano a 300 km di profondità. Dunque è da lì che ci sono le camere magmatiche più lontane, quelle che ospitano i diamanti dei famosi cammini kimberlitici del Sudafrica. Sono le rocce più profonde che conosciamo. Più in là di quello, per avere qualche testimonianza, bisogna trovare qualche roccia particolare che faceva parte del guscio più profondo della Terra, il mantello sotto la crosta. Ecco, qualche cosa di quello pure la troviamo, è diventata montagna, perché questo succede sulla Terra. Gli oceani diventano montagne e le montagne piano piano si spianano e diventano pianure. Dunque, da questo punto di vista, noi abbiamo qualche informazione, ma certamente quello che c'è proprio al centro, nel nucleo, non lo possiamo sapere. Possiamo sapere però che sarà in parte fuso e in parte solido, e possiamo sapere che sarà fatto soprattutto di ferro e di nickel. Sono gli elementi più pesanti. Siccome la Terra ha una certa densità media, e la densità della superficie la sappiamo, per avere la densità del fondo basta fare un rapporto fra la densità media delle rocce e la densità superficiale. E così abbiamo scoperto che il ferro e il nickel sono gli unici elementi che possono dare quella pesantezza all'interno della Terra. C'è però un altro modo di conoscere come potrebbe essere fatto il centro della Terra e deriva dalle meteoriti. Tante meteoriti cascano ogni tanto sulla Terra. Alcune di queste sono completamente metalliche, fuse. Sono i resti di un pianeta che non si è mai formato, ma che doveva essere simile alla Terra. Però in realtà il problema è ancora più importante e più generale. Sapere cosa c'è al centro della Terra significa un po' andare alle nostre radici, sapendo che noi non possiamo mai raggiungerlo. Però i terremoti, che sono un'eventualità catastrofica, insieme ai vulcani, ci danno modo di ricostruire almeno la tomografia della Terra, sapere com'è fatta. Tanti gusci! La Terra è piuttosto come una cipolla, non è come un'arancia che possiamo sbucciare e che troviamo in quella maniera. È fatta di tanti gusci che hanno diversa pressione, diversa temperatura, diversa composizione. Rimarrà un mistero quello che è il centro della Terra, ma non rimarrà un mistero quella che è l'avventura che gli uomini hanno messo in piedi per cercare di determinarne l'interno. È un'altra cosa che sappiamo, è che dall'interno della Terra dipende la dinamica della superficie. Se ci sono continenti che vanno alla deriva, se ci sono oceani che si aprono e altre montagne che si formano, tutto dipende dal centro della Terra, da quel grande motore caldo che evacua continuamente calore ed energia. La Terra è un pianeta dinamico, un pianeta che vive, e le ragioni della sua vita sono tutte all'interno.